Stanchi della solita torta mimosa per la festa della donna? Ecco una perfetta alternativa, la crema catalana al limone senza lattosio. La sua crosticina di zucchero conquista sempre tutti, è arricchita con una fettina di limone caramellato e ancora più buona. Ecco la ricetta. Metti la maizena in una ciotola, versa 50 g di latte e mescola bene con una frusta a mano. Poi metti da parte. Versa 450 g di latte in un pentolino, unisci la scorza del limone, senza la parte bianca, e 50 g di zucchero. Cuoci a fuoco medio-basso, mescolando con la frusta fino a quando il composto raggiungerà il bollore. Metti i tuorli in un'altra ciotola e aggiungi gli altri 40 g di zucchero. Unisci anche l'amido di mais sciolto nel latte e mescola con la frusta. Quando il latte avrà raggiunto il bollore, versalo a filo filtrandolo con un colino all'interno della ciotola con il mix di uova, mescolando continuamente con la frusta. Versa nuovamente il composto all'interno della pentola e cuocilo a fuoco medio-basso per 2-3 minuti, mescolando continuamente, fino a quando la crema acquisterà spessore senza però diventare soda. Versa la crema nelle cocottine e mettile in frigorifero per 2 ore. Intanto prepara i limoni caramellati. Lava un limone e taglialo in fette spesse circa 3 mm. Versa in un pentolino lo zucchero e 2 cucchiai di acqua e metti sul fuoco. Quando lo zucchero si sarà sciolto, unisci le fettine di limone e cuoci per 3 minuti, girandole ogni tanto con la forchetta fino a quando saranno caramellate. Scolale con la forchetta e mettile su un piattino coperto con della carta da forno fino al momento dell'utilizzo. Quando la crema si sarà raffreddata, cospargi la superficie con lo zucchero di canna e caramellalo con il cannello. In alternativa puoi anche metterlo nel forno con il grill a 200 gradi per 3 minuti. Una volta caramellato, aggiungi una fettina di limone e servile. La crema catalana si conserva in frigorifero per 3 giorni, aspettata a caramellizzare lo zucchero al momento di servirla. Io spero tantissimo che questa ricetta vi sia piaciuta. Se è così, lasciate un pollice in su e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi. Ci vediamo giovedì con un nuovo video.